Devi togliermelo di dosso, foglia dopo foglia. Devo dire che gli assomiglia abbastanza. È sempre molto difficile capire la natura delle spinte creative, ma credo che alla base di tutto ci siano le emozioni. Emozioni che ho provato quando ho letto appunto questo racconto di Oscar Wilde. A differenza degli altri racconti che ho letto in gioventù, dove appunto il bene trionfa sul male, Oscar Wilde ha capovolto tutto. E praticamente l'essere umano in questo racconto è sostanzialmente insensibile ed egoista. E anche gli umili, nel momento in cui sono miracolati, acquisiscono quella carica egoistica che permea la società borghese, perché poi è questo alla fine. Dalla prima lettura della partitura ho subito rilevato un linguaggio musicale accattivante, perché ci sono dei temi molto belli, c'è il tema del principe, il tema della rondine, un po' secondo anche una derivazione alla Prokofiev, e scritti con molto gusto e con molto mano. E l'organico è un organico strumentale molto molto particolare, perché c'è anche l'inserimento della fisarmonica, che vuol dire che ci sono anche delle contaminazioni extra colte con un po' parti musicali alla Piazzolla o che dia si voglia, uno può poi trovarci un po' tutti i riferimenti che si vuole. Io cosa ho cercato di fare? Ho cercato di trasporre in musica la poetica del racconto, cercando ovviamente di fare tesoro della lezione dei classici, riversando nella partitura tutti quei materiali musicali che hanno attraversato la mia vita, anche quelli che solitamente vengono visti con sospetto, no? Dalla cosiddetta musica colta. Anzi, ad essere sincero, mi sono divertito ad affondare le mani proprio in quel materiale sonoro che è tanto vituperato, no? dalla critica prevenuta. E in questo c'è una corrispondenza appunto nei personaggi della società borghese che ha disegnato in maniera egregia Oscar Wilde. Durante il lavoro di concertazione, molto buono con questi straordinari solisti, c'è stato un rapporto di
grande anche complicità, e penso che il lavoro che ne è risultato è un lavoro di grande pregio, almeno dal punto di vista musicale. Il mosaico che ho cercato di comporre è estremamente eterogeneo. C'è la tradizione tardo-romantica, c'è la musica popolare etnica, c'è la danza espressa con la sensualità del tango. Levami l'altro occhio e portaglielo. No, non puoi chiedermi questo. Diverresti cieco del tutto. Il Principe Felice è un testo di filosofia, scritto sotto forma di favola, e perché i bambini, che sono molto più intelligenti dei grandi, possano capirla. Quindi usa il mezzo della fiaba, della favola, della fabula, per raccontare un tema importante. Che cosa? Il tema della felicità. Devi togliermelo di dosso, foglia dopo foglia, e donarlo ai miei poveri. I vivi credono sempre che l'oro possa renderli felici. C'è in un paese, che è il mondo, un monumento al Principe Felice, che è la felicità. Dall'alto di questa felicità si viene a scoprire tutta l'infelicità del mondo. La gente non si accorge della felicità. E il Principe Felice realizza che la felicità si compie nel momento in cui ci si priva. Il Principe Felice fa dono di sé attraverso il suo messaggero, che è una rondine. Questo è il senso profondo, abissale, del Principe Felice, che è un capolavoro. Ma d'altra parte Oscar Wilde è un grande poeta, è un grande filosofo. Io praticamente ho lavorato su questa favola come lavoro quando di solito faccio delle musiche per il cinema piuttosto che per la televisione. Ho ascoltato la favola e mi sono fatto un mio film personalissimo, no? E quindi ho riversato nella partitura tutte le emozioni che mi ha suscitato appunto il racconto di Oscar Wilde.